4. Ha scelto la piazza il candidato sindaco Pasquale Cariello per aprire la campagna elettorale della sua lista Scanzano Viva in vista delle amministrative del prossimo 5 giugno. In una gremita piazza Gramsci, il più giovane candidato alla poltrona di primo cittadino in questa tornata, appena 24 anni, ha presentato la sua squadra, giovani e meno giovani, uniti da una comune passione per la politica e dalla voglia di operare per la propria comunità. Tra loro anche un viso già noto, quello di Laura Scardillo, già consigliere di opposizione nell'amministrazione comunale uscente. 8 i punti su cui si fonda la proposta della lista Scanzano Viva: ambiente, mondo giovanile, sicurezza, lavori pubblici, turismo, agricoltura, scuole e politiche sociali, cultura e spettacolo. Tra le proposte principali la raccolta differenziata a rifiuti zero, l'acquisizione della pineta litorale al patrimonio per renderla produttiva, il progetto di anti-erosione della costa, un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili della città. Amministrerò questa città aprendo le porte del comune ai cittadini, ha spiegato Cariello nel suo intervento, perché voglio far ritornare a Scanzano una politica fatta tra la gente e capace di capire i problemi del suo territorio. E poi è stata ribadita ancora una volta la volontà di investire sui giovani, perché, come recita il motto scelto dalla lista, il coraggio non ha età.